Un Natale a colori per Monteprandone, diventato da poco uno dei borghi più belli d'Italia. Tante le iniziative a partire dall'8 dicembre fino all'Epifania. Monteprandone che si colora per il Natale con una importante novità, un bel regalo sotto l'albero quest'anno. Sì, quest'anno partiamo con Monteprandone, i borghi più belli d'Italia. È stato un traguardo importante ma è raggiunto per questa amministrazione. Quest'anno, come ogni anno, ripartiamo con il Natale grazie alla 100% che come ogni anno sta portando avanti la casa di Babbo Natale e grazie anche a tantissime altre associazioni, la Prologo, Segui la Cometa, quindi c'è questa sinergia che ci sta permettendo di quest'anno di avere un Natale, un Natale diverso. Riproponiamo la pista del ghiaccio in Piazza dell'Unità, verrà riproposto i presepi artistici di Segui la Cometa nel borgo storico, ma quest'anno ecco, le novità sono appunto gli aperitivi al borgo, quindi tutti i sabati, grazie anche ai commercianti, grazie anche alle attività che si sono messe a disposizione per valorizzare ancora di più il borgo, ma la novità è anche alla casa di Babbo Natale. Non la dirò, ma l'8 di dicembre Babbo Natale arriverà in maniera un po' così diversa rispetto, sicuramente non sarà una slitta. La 100% organizza come tutti gli anni il Natale al 100% e quest'anno si dedicherà essenzialmente all'allestimento del rifugio di Babbo Natale, quindi allestiremo Palazzo Giovarti con tutti gli animatori, il nostro Babbo Natale, gli elfi, ci saranno i laboratori, il cinema. La novità di quest'anno, oltre al giardino antistante che allestiamo sempre, sarà un laboratorio Montessori, perché accogliamo e intratteniamo anche i bimbi più piccoli che hanno più difficoltà a fare i laboratori con i più grandi. Altro evento molto importante che organizza la 100% sarà la nostra bella, solita e particolare festa dell'anteprima di Capodanno, la sera del 30 dicembre in Piazza dell'Unità. Ci sarà uno spettacolo piromusicale e ovviamente i fuochi a mezzanotte, una tombola musicale e poi discoteca per tutti. E questo Natale vede la partecipazione di grandi e piccini, perché abbiamo una rassegna teatrale, diciamo il presepe vivente dei bambini dell'asilo nido Magica Bula, che a sua volta ha creato un'associazione, il Villaggio di Natale. Abbiamo la partecipazione dell'associazione Festival, che curerà il mercatino e tutti gli eventi musicali sia del borgo che di Centobuchi. Vi dicevo che Monteprandone e Centobuchi sono sempre stati visti come due entità separate, no? Il borgo distinto dal luogo commerciale e artigianale, industriale della città, e invece questo Natale è proprio, ma è già una nostra iniziativa dell'amministrazione, quella di creare un territorio unico.